Il primo nemico da sconfiggere è il silenzio. Non tutte le vittime, dicono gli esperti, denunciano le violenze sessuali subite per non affrontare i pregiudizi della gente o semplicemente perché succubi della cosiddetta cultura dello stupro, che legittima l'uso della forza nel corteggiamento da parte dell'uomo. Per questo motivo, ribadiscono dal centro antiviolenza a Riscoprirsi di Andria, è importante continuare a tenere accesi i riflettori su questa tematica. Nel chiostro di San Francesco, un workshop animato dagli interventi di medici, psicologi, avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine ha fatto emergere diverse preoccupanti caratteristiche del fenomeno. Da una parte la violenza sessuale sarebbe molto più diffusa tra conoscenti che tra sconosciuti, dall'altra aumenta in maniera rilevante l'incidenza dei casi di cosiddetto sexting, la condivisione tramite web e cellulari di immagini e video sessualmente espliciti. Molto spesso quando si parla di violenza sessuale si pensa a una violenza tra persone sconosciute, invece no, è molto più presente all'interno delle relazioni di coppia quanto invece rispetto alle persone, tra persone sconosciute. E in più abbiamo voluto approfondire anche le nuove forme di violenza sessuale, tipo violenza sessuale 2.0, ecco, diciamo così, che sono che riguardano quindi tutto l'ambito del sexting e delle varie forme che invece avvengono attraverso il web, che sono, seppur non siano, diciamo, normate, hanno, diciamo, delle conseguenze molto molto pesanti, possono avere delle conseguenze molto pesanti, per cui è necessario che, diciamo, discuterle e approfondirle affinché comunque il legislatore inizi, diciamo, a costituisca delle leggi ad hoc per farvi fronte. Al centro Riscoprirsi di Andria si sono sempre rivolte donne per denunciare casi di violenza sessuale subita in famiglia, tra amici o conoscenti, e mai da persone sconosciute. Anche il fenomeno del sexting inizia a diventare particolarmente preoccupante. Questo in qualche modo ci fa pensare che quella che è la violenza, diciamo, che sta più nel nostro immaginario, per esempio di un extracomunitario che violenta magari per strada, in un angolo buio della strada, una donna, è difficile che si realizzi. Stanno chiedendo aiuto molte donne rispetto ai casi di violenze in genere tramite il web. Questa, diciamo, è una cosa che anche noi sperimentiamo, con la quale già c'eravamo, in qualche modo avevamo avviato un percorso di confronto con i vari servizi, con le forze dell'ordine, eccetera, proprio per capire come meglio intervenire rispetto a questo. Per cui questo approfondimento di oggi nasce anche da un'esigenza della rete, quindi di continuarsi ad aggiornare.